Buonasera ragazzi e bentornati nella mia rubrica, se così possiamo chiamarla, anche se fa un po' vecchio, rubrica sulle storie paranormali accadute a me personalmente. Devo dire la verità, molte persone mi hanno proprio chiesto quando è che fai il secondo video, perché comunque queste storie sono interessanti. Io voglio sempre specificare che sono cose successe a me, che ci ho pensato parecchio prima di iniziare questa tipologia di video, perché la gente che ti conosce o quella che finge di conoscerti o quella che non ti conosce proprio, pensa e parla male, ma voglio dire, la gente pensa e parla male di tutti sempre. Quindi, mo se fanno video scemi, se fanno cose sceme, se fanno cose intelligenti, se sono persone acculturate, comunque tutto il mondo prende in giro tutto il mondo, quindi sti cazzi. Oggi vi voglio raccontare praticamente di quando vivevo io in Svizzera, esattamente nella seconda casa. Allora, voi dovete sapere che noi vivevamo prima su di una montagna, la prima casa è stata su di una montagna sperduta, con un'anziana donna che viveva giù al piano di sotto, e poi c'eravamo noi. Fino al 97 siamo stati lì, 96-97, ci siamo trasferiti in questa seconda casa, che era una sorta di tipo villa, quelle ville dell'inizio del Novecento, a tre piani, e al primo piano c'era l'ufficio della ditta dove lavorava mio padre. Quindi mio padre di mattina scendeva e andava al lavoro e viveva su in mansarda. E appunto, quando si liberò questo appartamento, mio padre decise di fittarlo e andammo a vivere là. A me non piaceva tantissimo perché a me non sono mai piaciute le case dove c'è la soffitta e c'è la cantina. Allora, purtroppo io non ho mai fotografato né la soffitta né la cantina di questa casa perché all'epoca non avevo ancora la macchina fotografica libera, nel senso che c'erano i rullini e quindi io non avevo la possibilità di rubare un rullino da mia madre e di scattare foto a vuoto. E quindi non ho, diciamo, immagini che ritraggono questa casa, però ve la posso spiegare. Praticamente si entrava, ripeto, questo era del fine 800, inizio, forse più inizio 900, si entrava e c'era la porta, a parte il portellone d'ingresso di legno, tutte quelle cose doppie, così, vabbè. C'era la porta, vabbè, dell'ufficio, quindi l'appartamento al primo piano, e la porta della cantina. Quando scendevi in cantina c'erano diverse stanze, magari una era la lavanderia, un'altra era la stanza dove si asciugava, altre tre o quattro erano proprio, o cinque erano proprio cantine. Quindi con le porte di legno, a sbarre per chi ci abitava, insomma era strutturata così. C'era un sottoscala, ho scoperto dopo che c'era il sottoscala, poi vi spiego perché. E poi vabbè c'era il primo piano, quindi il piano terra erano loro, il primo piano ci viveva una famiglia di persone che venivano dall'Albania e con le quali abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, nonostante la puzza perenne di cipolla, perché cucinava sempre cipolla, cipolla, però scherzi a parte, ho un bellissimo ricordo di quella famiglia e anche perché tra immigrati ci si capisce meglio, chiuso parentesi, e poi in mansarda c'eravamo noi. Il problema era che la mia porta d'ingresso aveva di qua, proprio così, la porta di una stanza che io chiamavo la mia stanza, poiché ci passavo tantissime ore della giornata a disegnare, ad ascoltare musica o ad ascoltare la casa e i rumori della casa. E di fianco, invece, alla porta d'ingresso, da quest'altro lato, c'era la salita per la soffitta. E per spiegarvela, avete presente quelle soffitte dei film americani? Tutte in legno, ecco così era fatta. Era enorme, grossa quanto l'appartamento, e c'era solo una lampadina che scendeva. No, nemmeno al centro, un po' più in qua che creava quella penombra e basta. Spiegata la casa, benissimo. E niente, noi ci siamo trasferiti lì tranquillamente. Mio padre ha fatto i lavori di ristrutturazione. La casa era carina perché aveva stanze piccolissime, però ognuno aveva la sua, e in ogni stanza o quasi
c'era una piccola porticina di legno che quando tu aprivi praticamente andavi nel sottotetto e ti girava una parte della casa. Quindi in camera mia girava la parte, la facciata nord, nell'altra camera, insomma, tutti e quattro, avete capito? E quelle porticine io le ho sempre odiate, poiché sarà stato il sottotetto, sarà stato il fatto che comunque la pioggia, la neve, il vento, si sentivano tantissimi rumori. La casa è vecchia, tutte le case vecchie in Svizzera sono fatte di legno. Inizialmente io non facevo tanto caso, è iniziato tutto quando i miei genitori hanno preso in gestione un club e quindi automaticamente loro lì facevano cucina, c'era il campo di bocce, insomma erano più soci e vi dico che comunque si faceva abbastanza tardi. Il problema era la domenica sera perché dovendo andare lunedì a scuola io non potevo trattenermi fino alle 2 o 3 di notte e mia madre diceva resta solo a casa, tanto hai 13 anni, 14 anni, sì, più o meno quell'età, resta solo a casa, io vengo, ti preparo la cena e tutto, poi torno di nuovo lì e tu magari insomma, ti guardi un po' di televisione e vai a dormire. Il primo giorno è andato tutto tranquillo, è stato tutto tranquillo. Il secondo giorno io, mentre stavo la chiamiamo la stube, sarebbe il salottino a guardare la televisione, ovviamente con tutte le luci accese di casa. Sentivo dei passi in soffitta. Ovviamente la prima reazione è stata quella di: oh, sono tornati mamma e papà, saranno state le 1:30 di notte. Vado ad affacciarmi dalla porta d'ingresso, avevamo dei vetri, quindi si vedeva se la luce nelle scale era accesa, vuol dire che erano tornati, se invece era spenta, vuol dire che fuori quella porta di materia non c'era nessuno. Mi affacciai e le luci erano spente, dissi ok, probabilmente sarà il padrone di casa, perché comunque il padrone di casa aveva l'ufficio appunto al piano terra e aveva anche delle cose in soffitta, quindi ho detto beh, sarà lui che è salito. È andata a prendere qualcosa fino a che non sento proprio chiudere la porta della soffitta. Perché la sento? Perché era tutto ravvicinato. Salottino con la porta d'ingresso era veramente forse 1 metro. E sento chiuderla, mi affaccio di nuovo e non c'era la luce in mezzo alle scale accesa. Che dico io, ok, mo, o è salito con la pila questo o non lo so. Ovviamente io lo dissi a mia madre, mia mamma disse guarda, probabilmente è soltanto un momento, lascia stare, hai preso una cosa, ne hai bisogno, hai avuto le allucinazioni, queste cose qua, solita spiegazione a mia madre su determinati fenomeni che accadono oramai da 28 anni più o meno, comunque ok. È un po' difficile da spiegare perché sembra ancora oggi tutto surreale, ma io praticamente rimasi solo a casa. Non riuscivo a dormire, sentivo sempre dei passi su in soffitta. Dissi ok, adesso salgo e vedo che c'è. Salgo, non mi interessa. Non lo so dove ho trovato il coraggio, se dovessi farlo ora, manco a pagamento. Comunque aprì la porta, avevo un coltello in mano perché pensavo fossero i ladri, perché non avrei mai pensato poi. Apro la porta, accendo la luce, salgo su in soffitta e non c'era nessuno. Ok, spengo la luce. Scendo, chiudo la porta, entro dentro e appena poso il coltello in cucina sento di nuovo camminare. Ora, non è possibile che siano i piccioni perché là c'era la copertura, non poteva entrare nulla. Non è possibile che c'erano i gatti perché appunto per quella motivazione là non ci sono mai stati gatti. Io poi sono amante, quindi me ne sarei accorta da giorni prima. Ok, dissi mamma, senti, io la domenica non resterò più qua perché ho paura. Ma dai, ma che dici? Ma come puoi avere paura di queste cose? Ma per favore, così. Dissi, ok, stai con noi. Comunque, quella domenica restai con loro. Anche perché, se non sbaglio, era la settimana. Una settimana. No, 3 settimane di ferie che danno nel periodo di ottobre, se non erro. Comunque, non andai. E per i giorni a seguire, sì, pure non andai a scuola. Stavo a casa comunque. Niente, tornammo, erano le 3:30 di notte più o meno. Io vabbè, contentissima perché giustamente non avevo problemi, non avevo avuto problemi né paure né altro. E dissi: mamma, allora lei mi raccomando, però dormi, non fa la scema che mo ti mette a pensare. Dissi: no, che mi mette a pensare, non ti preoccupare. Che cosa è successo quella sera? Quella sera praticamente io stavo facendo un sogno.
Allora, voi dovete sapere che io ho l'abitudine di chiudere la porta quando dormo. Io non ho mai la porta aperta, non riesco a dormire con le porte aperte, con essere chiuse. E chiusi quella sera quando mi andai a mettere a letto, chiusi la porta con la bajou accesa sul comodino. Dissi: ok, adesso mi leggo un libro, perché poi all'epoca non c'erano cellulari, non c'era niente. Mi leggo un libro, poi ho sonno, metto a dormire. E mi addormentai, mi stavo praticamente sognando che stavo in un ospedale psichiatrico e c'era una stanza enorme, lunghissima, dove c'era un letto solo. Io mi avvicino sempre di più a questo letto e c'era una persona anziana, io lo sapevo che era una persona anziana, vado a scoprire, cioè vado a togliere le lenzuola e c'era questa vecchia che si gira all'improvviso verso di me. Sgrana gli occhi e inizia ad urlare fortissimo e io dal sonno mi sveglio, mi tiro su sapete quando avete gli incubi che vi tirate su? E da quel momento, fanno ancora i brividi se ci penso, in quell'istante che io dal sonno profondo all'essere sveglia totalmente, sentivo ancora quest'urlo, vado a girarmi, c'era la porta aperta che sbatte da sola. Ora, mia madre si alza, viene vicino e mi dice, apre la porta e mi dice: ma che c'è? Dico: mamma, si è chiusa la porta sola. E lei: ma perché non l'hai chiusa tu la porta? Io: mamma, io stavo nel letto. Però io mi ero alzata nel frattempo, perché il panico, la paura, la prima cosa che ti fa fare è devo andare a chiedere aiuto, cioè chi c'è in casa, la vado. E io volevo andare in camera dei miei genitori, però stavo praticamente all'impiedi ma terrorizzata. E mia madre disse: guarda che probabilmente hai fatto qualche sogno e per la paura hai chiuso tu la porta. Passano i giorni e praticamente niente, io continuano a succedere le cose strane, ovvero che la radio senza la corrente, senza la presa messa, si accende da solo durante la notte, oppure che magari io chiudo la finestra e la trovo aperta. Quindi diciamo classico fenomeno poltergeist, se così si può dire. Tutto questo è andato avanti fino a una notte dove io comunque ero, vabbè, impaurita, però io quella casa la amavo, non so perché, ma ancora oggi quella casa non esiste più, hanno dovuto abbatterla e hanno costruito su quel suolo come si chiama? Una pompa di benzina, quei fatti tipo mini autogrill, ecco. E ogni volta che salgo su ci passo, comunque sento una malinconia esagerata, anche forse più del dovuto. Notte, io ricordo ancora oggi in modo molto lucido che mi sveglio, mi tiro su dal letto e vedo una persona ai piedi del letto a fianco all'impiedi. Non sto scherzando, siete liberi di crederci o no, per me è indifferente. Vedo questa, però non riconosco, cioè aveva dei capelli lunghi, ma non ho visto il volto, non ho visto niente, aveva una vestaglia bianca e tutto. E là penso che forse sono morta, o probabilmente ho perso 10 anni della mia vita, non lo so, però mi sono girata, perché ho sempre il vizio di dire no, non c'è in realtà. Sono girata, quando mi sono rigirata non c'era nulla e mi sono alzata, sono andata da mia madre e praticamente poi arrivata vicino al suo letto sono svenuta dalla paura forte, ecco. E ovviamente non vi dico che i miei genitori mi hanno fatto fare controlli dallo psicologo, psichiatra, elettroencefalogrammi, un casino assurdo, cioè non avevo niente, era tutto a posto. Ok, non contenta, dissi no, io devo vederci chiaro perché qui c'è morto qualcuno e questo qualcuno si vuole far vedere per dirmi qualcosa o non lo so. Io avevo già la passione all'epoca disegnavo vestiti, mi piaceva tantissimo disegnare abiti, le stoffe, le fantasie, mi piaceva tantissimo anche fare gli oggettini, queste cose creative, queste cose così. Ora voi dite che c'entra questo? Perché? Un giorno, mentre tornavo da scuola, io andavo a scuola in bici, posai la bici nella mia cantina e vidi che c'era una cosa che sbrilluccicava nel sottoscala. Ovviamente
Era giorno, comunque c'era l'ombra della parte di su della scala, ma si vedeva bene o male. Andai ad avvicinarmi e notai che c'era appunto un raccoglitore pieno di abiti disegnati, di stoffe piegate. Avete presente quando andate a scegliere la stoffa e il colore, ve le fanno trovare piegate? Ecco, tutte queste cose così. Io sfogliavo, vedevo abitini piccoli fatti per bambini, per adulti. Poi c'erano pure delle cose appunto creative, dei disegnini creativi da dover fare, queste cose qua. Dissi, ma chissà di chi è questa roba, che cosa bella, quasi quasi me la porto sopra. Poi ho pensato, ok, no, non è roba mia, lascia stare qua, in Svizzera non sia mai, e la lasciai lì. E nel frattempo però chiesi il favore a mio padre di chiedere al padrone di casa, che già all'epoca aveva 80 anni, penso di sì, e dissi, papà, devi chiedere un po' se c'è qualche cosa qua, perché io non ce la faccio più. E un giorno mio padre tornò e mi disse che una quarantina d'anni prima, quindi nemmeno tantissimo, 40-50 anni prima, lì c'era una coppia di giovani, vivevano lì, e praticamente si sono sposati, sono andati a fare il viaggio di nozze in Africa. Lei ha contratto la febbre gialla, è riuscita, stava bene, è tornata in Svizzera, poi ha preso questa ricaduta e praticamente è morta lì. E quindi era lei. Io da quel giorno che ho saputo questa cosa vi posso dire che ho pianto tantissimo perché è come se avessi sentito le sue sensazioni e la tristezza di una ragazza appena sposata, magari non so, felice, con tantissimi sogni, aveva tantissimi hobby, perché li ho visti io, perché ho visto le prove, quelle cose giù sotto il sottoscala erano le sue. E perché se non sbaglio era anche imparentata con il padrone di casa, ma non so. E vi posso assicurare che piansi tantissimo quel giorno e la pensavo tutti i giorni. E vi devo dire che poi non è mai più successo nulla. Cioè, nel senso che io ho sempre continuato a sentire rumori, ma mai più dispetti, mai più cose spostate, mai più rappresentazioni del genere, non è mai più successo nulla di tutto questo. Io da quel giorno poi ho vissuto comunque tanti altri anni lì, perché noi siamo andati via nel 2007, quindi siamo stati 10 anni là dentro e io non ho mai più visto o sentito cose che mi davano fastidio. Quindi non so, forse voleva solo essere, non lo so, può sembrare una stupidaggine se dico questa cosa, ma magari voleva solo essere scoperta, non lo so. E il mio ricordo c'è sempre, ogni volta che passo di lì penso sempre a questa cosa, penso a che fine avrà fatto ora, visto che quella casa non esiste più. Insomma, ho sempre un sacco di domande che mi faccio, quindi e ho sempre un po' di malinconia. Questo è. Vi posso dire che a me queste storie piace ascoltarle e piace raccontarle, perché io ne ho vissuto veramente di tutti i colori. Poi forse un giorno magari vi dirò anche il perché. Non lo so. Basta, basta, ho finito. Chiudiamo il video così. Il video finisce e vi aspetto nel prossimo video, sempre su questi racconti paranormali successi a me in prima persona e sempre con dei testimoni, nel senso che non sono mai stata sola al 100%, quindi ci sono sempre state altre persone in mezzo che si sono accorti di. E quindi dire che io mi sia inventata questa cosa è un po' stupido perché vuol dire che altre persone, sarebbe una cosa collettiva e non ci droghiamo, non beviamo, quindi no, siamo anche normali. Pensate, basta, vi saluto. Ciao.